dall'offline a online, ha lanciato la sua attività online, È come se io vendessi la mia danza, che magari uno va a rispolverare, ad aggiornare, vende una chicchetta che ho visto che ci vuole un attimo, no? E via. Ma io non ho quello, cioè io l'ho fatta 20 anni la danza, mi Sì, sentirei più sicura a chiaro. venire a bussare da voi avendo Oh, questa cosa, allora. no? Tu dici perché hai bussato? È perché ho capito che. Vabbè, ripeto, poi quando uno diciamo, si approccia a una persona è una percezione, no? Assolutamente, ma ti dico Maria Cristina, questa la prenderai tutte le cose con noi. Torniamo indietro, torniamo al punto per cui sei qui. Perché sei arrivata qui ad oggi? Poi il come te lo diciamo noi, non ti preoccupare del come farlo, in che modalità, come venderti. Questo noi siamo esperti, voglio dire, le persone vengono da noi per questo ormai da anni, no? Sì, ho capito, per Esatto. quanto i numeri voi li diciate reali, pompati o no, comunque tu ci stai investendo la tua vita e Esatto. ti sposti appresso tutti questi ragazzi che hanno pagato un tot per entrare da te, Chiaro, quindi insomma ce l'hai ma che puoi anche chiamare, assorta da chiaro. qualche parte. Ti dico, Maria Cristina, i nostri numeri non sono pompati, al contrario, sono anche dimezzati a volte perché le persone non ci credono. Non ci credono, ti dico la verità. No, vabbè, ma non ci vado nemmeno perché è roba che non riesco a vedere, No, ma è troppo lontana da me. chiaro, Maria, ci sono passato, lo so. Io se sai la mia storia, parto da programmatore squattrinato, quindi non credevo nemmeno i 2000 euro al mese fossero possibili, Ma sì, ma figurati. poi hai avuto mostri davanti, ti sei Bravo. autoimpensionato per studiare, per apprendere e questo ti ha ispirato, poi ci ha messo sicuramente il Bravo. tuo, perché se no non staresti qua e arriveresti a un mese e finisce tutto. Chiaro, ecco Maria, io ti Quello voglio dico io, cioè io dire, tu sei disposta a metterci sono del tuo? impattata dalla preparazione. Allora io ho sempre la paura di non essere preparata abbastanza, perché? Perché adesso c'è una cesa di robe, ci sono un sacco di cose, perché se voi siete bravi e mi vendete, no? Sì. Vendete me, No, tu sei già no? nostra Io cliente, Maria sono. Cristina, cioè non è che vengo in call e ti vuoi come caso di studio, come cliente prima e poi caso di studio, se no non ti posso servire se non sei mia cliente. Vabbè, sono la cavia. No, no, non sei una cavia, vabbè, sei la forse 800esima Beh, sei un cliente. challenge per voi, no? Capite sempre se potete raggiungere anche quel cliente come obiettivo da soddisfare, non ho Sì, no, ma io capito. sono sicuro che ottengo risultati, non sarei in questa call se no. Capito? Sì, Dimmi però una cosa, vabbè, cosa ora. vuoi fare? Tu inizi a lavorare con noi da quei prossimi 12 mesi. Sei contenta dell'investimento che hai fatto? Anzi, dici, dovrei aver pagato tre volte tanto. Che risultati hai raggiunto? Prova a immaginare, prova a dirmelo un attimo. Non lo so, non ho capito bene la domanda, mi Cioè, nel scusi, senso, potresti tu entri adesso a lavorare ripetere? con noi, no? Ok? Ma lavorare con voi, nel senso Come cominciare a cliente. studiare quello che c'è da fare? Studiare, fare, avere il nostro supporto, revisione, mano lungo il percorso, come abbiamo fatto con tutti. Ci vediamo io e te fra 12 mesi qui, con i rispettivi moglie e marito, intendo. Ci rivediamo Ma qui. no, ma non mi segue, non mi segue, cioè, siamo impegnati con 200 cose, cioè Vabbè, sono tutti da magari IVA, cioè abbiamo. vedrai i risultati, ti seguirà anche lui, però ti voglio dire, ci vediamo qui fra 12 mesi. Tu entri oggi, ok? Ci vediamo qui fra 12 mesi. Tu mi dici, Giacomo, sono veramente contento dell'investimento che ho fatto con te, perché ho fatto questi risultati. Che risultati in termini di fatturato hai fatto e non solo di fatturato, un po' in generale. Ma il fatturato io lo posso fare solo dopo che io mi sono preparata, No, no, perché aspetta, capito? Sono lascia stare aria questo. fritta. Questo è chiaro, lascia stare questo. In un ipotetico mondo immaginario, tu sei qui oggi, fra 12 mesi, che risultati avresti raggiunto per essere contento dell'investimento con noi? No, Come competenze? no, di fatturato. Ma il fatturato per me è l'ultima cosa che arriva, che è di conseguenza la mia preparazione. Allora, stavo Chiaro. parlando all'inizio, la prima cosa che mi ha detto Luca, ha detto, ma se tu quando ha intuito, no, il mio discorso, le mie necessità, mi parlò di questi 5.000 all'anno, 5.000 mesi, ok? Ma siccome il wedding planner, che sarebbe poi il mio obiettivo, no? Io ho studiato in questo corso, però un corso chiaramente che adesso mi tiene ancora aggiornata perché l'ho fatto Scusami, Maria per poi Cristina, pagare ti quel. interrompo un attimo. Quanto hai investito di tempo per questo corso e di soldi? Ho investito, mi sembra che io abbia fatto una ventina di ore, quanto tempo non me lo ricordo più, però comunque era ogni mercoledì c'era un webinar, quindi lavoravamo appena dopo il webinar. Anche loro sanno come Quindi funziona 20 appena c'è il settimane. webinar. Boh, mi ricordo, sì, comunque E quanto ti è sì, no, costato? ma non ho speso niente, perché c'erano corsi da 4.000 euro e questi invece li ho pagati forse, perché c'erano ascoltisti entrando, forse 200 euro, ma non ti dico quanta roba mi hanno fatto fare.
Ok. Quindi E quanto hai era solo vestita, monetizzato? ma Quanto hai monetizzato con tutta questa roba? non posso aver monetizzato perché non ho cominciato ancora, no? Ah, Dicevo, ho non ti hanno finito il detto liceo e devo com andare all'università. Ok, non ti hanno detto come venderti? Come vendere i tuoi servizi qui dentro? Sì, loro spiegano come vendere, come cercare il cliente, come parlare al cliente, comprendere le esigenze del cliente, far capire al cliente che sei tu quello che può soddisfare le sue esigenze, Quante non quello che tu dici. clienti hai acquisito durante questo corso, per Non capire? sono entrata in questa cosa perché nel corso ti danno una conoscenza di che cos'è il web designer. Ok, Non ti danno quello che poi dai tu, ah, capito? chiaro. Se io però non ho ancora il wedding planner in me, cosa dico già come utente di vendere? Capito? È vero che come mi diceva quella signora Simona, non mi ricordo, dal nulla si è venduta nel web, ha acquisito soldi per studiare, è diventata qualcosa prevendendo questo qualcosa. Io non posso prevendere qualcosa che ancora non è definito, perché io devo capire il mio Chiaro, know-how, Maria il Cristina, mio scusami, ora ti rispondo anche a questo. Questo è chiaro, capisco, cioè, ti dicono sempre tutti, quindi ti capisco un po' benissimo. particolare, No, è chiaro, no, sì, non è però particolare, ce lo dicono tutti i se tu clienti. mi vendi, che cazzo do io? Se tu mi vendi, no? Se tu vendi Maria Cristina De Rosa come wedding planner con dei super blog, un'etichetta di una nicchia di gente già pronta lì, no? Ma la gente non ti dà. Cioè, se tu ti devi sposare, no? Vabbè, tu già lo sai, però immagina, tu ti devi sposare, no? Ci sono una marea di wedding planner, ok? Allora, Tutti ti svelo un calcolano segreto, Maria l'età. Cristina. Se, io mi devo sposare, cioè sono sposato formalmente in comune, ma non in chiesa. E prima o poi lo farò. Magari, dico magari, prenderò, senza magari, prenderò sicuramente una wedding planner, perché non è che mi metto io a fare tutte le cose, chiaramente la Bravo, sono prendo. quelli come te che si prendono la wedding Chiaro, planner, quelli chiaro. che dicono non mi Bravo. metto a fare io le cose. Mica sono matto, Assoluta, cioè sono da assoluta. fare. Sono da vendere, io mica posso fare wedding planner. Quindi che cosa farò? Bravo. Magari prenderò Maria Cristina. Se vedo che Maria Cristina lavora con me, io magari sarò il tuo primo o centesimo cliente, dipende quando poi mi sposerò, no? Però il punto a parte questo, però io voglio capire perché se, lascia stare il prima dopo, queste, io te le rimuovo queste credenze, cioè ti dico io come farlo, non ti preoccupare, perché nel programma c'è anche questo, perché tutti i miei clienti, il 30-40%, se non tutti, arrivano con questa cosa che io non ho ancora il prodotto o il servizio. E anche chi arriva con il prodotto o il servizio ce l'ha sbagliato, perché non è scalabile, non ha margini e io devo farglielo rifare e riprevendere. Quindi non ti preoccupare su Ma questo. magari io avessi già qualcosa che non va bene e tu mi devi solo insegnare a farlo No, è andare bene, peggio. c'è Cristina, già questo è peggio perché devo distruggere nella mente dell'imprenditore, devo lo distruggere so, quello che ha creato. Con te è più facile, sei una tela sì, bianca. lo so, Quindi quello che ti voglio lo so, ma io dire è che. sono Chiaro, chiaro, Maria Cristina, una tartara, stessa cosa, ti voglio dire sono però, una lascia tartara, stare, quindi invece scusami Maria Cristina, se tu avessi già il prodotto pronto come ti piace a te tutto, che risultati vorresti raggiungere con me? Quanti clienti vorresti avere? A che prezzo? Perché se non abbiamo questo, io non so nemmeno se ti posso aiutare. Se tu non sai dove vuoi A che arrivare. prezzo dipende dal tipo di matrimoni che io riesco a Che fare, nel tipo di senso che matrimoni se sono vorresti? Luca, il wedding planner potrebbe Bravo. essere già, è questo che mi manca a me, cioè uno deve avere idee chiare nella vita, no? Nel senso se io chiamo a te, io a me quasi mi dispiace di avervi disturbati perché voi avete questa maniera molto dinamica, però poi io non è che non voglio perché vi sto prendendo in giro, è perché la mia mansione è talmente adesso aperta, perché io con questi corsi che ho fatto, con questa, si chiama Accademia degli Eventi, ho capito, e lo sapevo, ma anche entrando da voi, no? Certo. Anche se mi dai un'idea di quello che vengo a fare, capisco 200 miliardi di altre cose, no? Quindi, quando fai uno step nelle cose, è giusto che tu non sei più la stessa persona di quando sei entrato, no? Quindi, io quando sono entrata in Accademia degli Eventi, vabbè, immagino che mi insegneranno a capire come si fa a organizzare un matrimonio. Ma lì non ho capito solo questo, ho capito anche che c'è diversi tipi di organizzatori di Bravo. eventi, perché la tua nicchia può Esatto. essere, che ne so, conosci un sacco di gay, boh, allora vado e voglio organizzare solo per loro, le famiglie arcobaleno, mi sembra si chiama, eccetera. Oppure per quelli che vogliono farlo, si chiama elopement wedding, cioè quello che vuole praticamente sposarsi senza nessuno intorno, una cosa intima, ok? Che c'è tutto un discorso là dietro. Oppure soltanto per stranieri, oppure soltanto per gente Brava, fuori ma io ti zona, voglio chiedere, capito? tu idealmente con chi vorresti lavorare?
E quanti clienti vorresti avere? Per in un mondo ideale che sei realizzata da questa nuova professione. Vuoi capire questo? Per capire se ti posso Essere già aiutare. contenta del cosa propongo, e quindi poi dopo quello che viene dipende soltanto dal marketing, cioè dalla maniera mia di lavorare, perché si dice che va anche un po' a passaparola, capito? Ok. Quindi loro non dicono che non è neanche importante il blog, cioè è vero che c'è un blog, sì, ma non è soltanto quello, è Loro cosa dicono che è importante il passaparola, è contiene. chiaro, il passaparola è il migliore dei marketing, vero? È anche vero che non lo Tu controlli, no? sei invitato magari a un matrimonio che io ho Certo, organizzato, ti devi sposare più in là, mi piace quello che hai mazza che fatto, bello, ma chi è certo, questa? Oh, certo. ciao Maria Cristina, mi dai il tuo Vero, biglietto? Cioè, vero. capito, Il com'è? passaparola è il miglior marketing al mondo, e il fatto è che non è controllabile. Quindi noi vogliamo sia quello controllabile più il passaparola, perché devi fare un buon lavoro, chiaramente. Però quello che ti voglio Quindi non dire. riesco mai a rispondergli alla domanda quanto, Ma. perché per me è essere presuntuosa al momento di dirvi quanto, quindi non No, ho neanche idea. chiaro, non è presuntuosa. Presuntuosa, i soldi sono importanti, perché sennò non puoi fare un buon lavoro con i tuoi clienti. I soldi sono Sì, ma importanti. non avrei una proporzione, perché non so quanto costa a me, Ma lascia stare perché quanto poi costa, Maria Cristina. Dimmi tu quanto vorresti incassare da questa professione, che immagino sia la tua passione, mi sembra che ti piaccia, no? Per sentirti contenta e tranquilla. intenzionalmente sì, è che non lo so Ah, quanto mi te. costa vivere. Ho vissuto fino all'altro ieri a casa di mia madre, gli pagavo una stronzata per starci dentro tutta la famiglia. Adesso finalmente siamo soli e grazie a Dio ancora riusciamo a starci, a tenere botta. Non ho idea di quanto mi serva. Parto proprio Dammi una cifra, se no non ti posso aiutare. Dammi una cifra, è l'unica cosa che mi serve solo questa, il resto ti dirò tutto io nel programma e con il mio supporto e con il mio team, ma dammi una cifra. Solo non so Non se. lo so, Prova a non lo pensare, so, non lo so. sparane una. Come fai a ottenere un risultato se tu non hai in mente una destinazione da raggiungere? E apposta ho detto a Luca, io ti ringrazio, mi sta sputando sangue addosso, lo so, No, però ma io perché? Allora ti faccio ma un'altra domanda, Maria sono una vita Cristina. Ti normale, faccio ho un'altra un'età domanda. Perché normale. sei qui oggi, Cristina? Perché ci stiamo sentendo? Fammi questa. Rispondimi a questa. A parte la wedding plan, perché sei qui oggi? Vuoi capire questo? Per sapere quello che non so, che mi serva da bomba, essere sicura come un treno per poi cominciare a farlo camminare, questo E perché vuoi sapere quello che non sai? E partire a bomba? treno. È perché sennò faccio un insuccesso appena faccio il primo passo fuori. Ok, e cosa vorrebbe dire per te insuccesso? Insuccesso? Non essere capace a soddisfare le esigenze di due sposi. Ok, e cosa definisce per te il successo? Ovviamente quindi non guadagnare, no? Esatto. E quindi quanto dovresti guadagnare per definirlo un successo? Questo ti volevo dire. Io penso che, se non sbaglio, quando io ho fatto questa specifica domanda a loro, quelli del corso, che erano tutti i professionisti che si mettevano a disposizione per le lezioni, pare che uscisse fuori dal 2000 al 20.000, che si può, perché dipende chi caspita Certo. sai quanto sei bravo a motivare la persona Ti a fargli dico, capire che sei tu l'unica persona che può ecco. fare bene alle sue esigenze. Loro hanno Quindi detto quanto sei brava a no, vendere, quanto sei brava a dopo, un vendere. attimo, Allora, ti dico, non una venire da cosa. me per il mio matrimonio e mi dici 2000 perché mi sembra tipo di andare, che ne so, di prendere l'ultimo scappato di casa, ti dico. Eh sì, perché mi fai solo le scarpe con 2000 Con 2000 euro non è minuto tempo, pago. euro. Se vengo da uno spettacolo ci metto un attimo poi a cambiare vita. Capito, cioè mi arriva 2000, mi sembra che me lo fa mio cugino, no? Come se da noi ci arrivano, Certo, cioè. almeno 10.000, però devo capire poi, guadagnando tanto, dove devo arrivare, perché voi, immagino, come penso Luca, già glielo ho detto sicuramente, mi sono preoccupata del fatto che tutti i soldi che uno dice ambisco a guadagnare, ma poi quanto mi costano questi soldi? Nel senso, no? Viviamo È insieme, chiaro, poi questo è quello che bisogna vedremo capire. insieme, per questo che 2000 non ci, perché ci va in perdita con 2000, magari con 15.000 hai un margine di 10.000. Ah, questo ti dico la verità, sono un po' sconcertato che non te l'abbiano detto nel programma, però a parte questo. No, vabbè, perché loro partono dal discorso che tu devi prepararti bene, perché già è nato nel 2001 questo discorso in Italia del wedding planner e ci sono tante persone che dicono perché ti devi pagare a te? Quindi già non ci voglio proprio andare a finire da Vabbè, nessuno. questo è il lavoro del Il marketing. cliente Con non il se ne marketing noi faremo frega. capire perché non paga. Io lo so per dire, no? Esatto, Io voglio risparmiare tempo, è esatto, chiaro. Però per loro, esatto. chiaramente anche il target che prendi non è magari Devi già classica. sapere, no? È chiaro, devi andare su un certo target, no? Però il punto è, quello che ti voglio dire, facciamo due calcoli insieme. Diciamo che almeno Questo è 10.000 un facendo mio male per ogni cliente, cartellino così. ok? Sì, esatto.
10.000 euro facendo male per cliente, quanti clienti potresti fare in un anno secondo te? Alexa. Ma guarda, io per organizzare il mio ci ho messo penso 6-7 mesi, no? Credo. Quindi quanti ne vuoi fare? 3? 3 clienti all'anno? 4? Come 4? Allora, le wedding planner, perché... ti dico io, noi abbiamo delle wedding planner clienti, ne fanno 30 all'anno. Perché? Perché non è che lavori solo con... organizzarne 30? Ti crei un team. Allora, ti dico, prima parte, noi insegniamo anche questo, però ti voglio dire, Maria Cristina, metti che ne fai 10 l'anno, perché 10, non è che 7 mesi sei impegnato solo con quello, con 7 mesi fai quello e l'altro. Non è che lavori, campi 8 ore al giorno per un matrimonio, che Maria Cristina ti vuole dire. Allora torniamo un attimo indietro, perché tu parli di team, allora. No, allora, mettiamo da sola. Deve essere preparato a 360 gradi, cioè, poi non è detto che faccia tutto lui, però io devo sapere e monitorare tutte le persone, tu hai dei dipendenti, tu devi comunque sapere tutto quello che già fanno i dipendenti. È chiaro, ma questo te lo insegniamo noi, ma torniamo indietro, facciamo uno step indietro, parliamo, perché questa è un'altra cliente, e partendo da sola, ok? Ora, partiamo da soli, lascia stare il team. 10 all'anno, ok? E con noi saranno anche pochi se ne fai 10 all'anno. Sono 100.000 euro, ok? 100.000 euro l'anno, va bene? Tu con noi, se noi ti portassimo a 100.000 euro l'anno, dove ti rimangono di questi 100.000? 60.000, ok? Perché tolti i costi. Perché mi devo pagare poi a sto punto l'ufficio, certo. Che so che si affrettano pure, devo avere... Chiaro, ma questo lo diciamo noi, 40.000 sono anche tanti cose, lo dico io. Però, metti il caso 160.000, sono ipotetiche chiaramente, questo te lo deve far dire il corso, te lo devono dire queste cose. Perché comunque stiamo facendo un discorso che ci porta già a un target di guadagno, per cui uno poi deve impostare proprio la vita sua diversamente. Certo, chiaro, ma questo è normale, cioè se sei qui è per questo, no? Quindi 100.000 euro l'anno. Non dare questo tempo, Giacomo, perché io ho una figlia che sta crescendo, non voglio mica mollare, quindi io siamo qui per questo. Questa cosa devo starci con la testa, certo. Ma il pranzo, cena e colazione, e poi adesso sono stanca morta quando me la faccio un corso. Chiaro. Ma guarda, questo tutti i nostri clienti sono così. Noi diamo più, se tu vedi la nostra testimonianza, ci dicono che hanno avuto più libertà, più tempo con i figli. Io ho una figlia di 3 anni e mezzo e una in arrivo, no? A 7 mesi di la pancia, no? Ma tu stai sempre là dentro, cioè avrai una moglie che fa tutto. No, io con mia moglie, io dedico 4 ore al giorno a mia figlia e mia moglie, tutti i giorni, e il fine settimana lavoro sabato mattina, domenica mattina e il resto sto con loro. Io ho mia moglie, mia figlia, il mio team e i miei clienti, e basta nella vita, questo è come l'ho impostata io, e loro lavorano con me, ieri sono venuti per dire il pomeriggio qui in ufficio. Noi siamo tutti insieme, questo è quello che do ai miei clienti, la possibilità di definire la vita come la vogliono loro, di ripeto, quando tu arriverai a 100.000, poi vorrai arrivare a 500.000, e a 500.000 potrai pagarti... Passare lo step, perché già in un posto dove io vado e lavoro è una cosa, adesso c'ho solo una scrivania con tutto. Chiaro, ma questo è normale, io sono partito dalla mia camera da letto, Maria Cristina, lo racconto sempre, mostro anche le foto, però ti voglio dire, adesso ho 2 babysitter full time, per dire, no? E quindi le babysitter cosa fanno? Mi permettono di fare le faccende a casa, sistemare la bambina, e io passo tempo di qualità con la mia figlia invece di stirare e lavare i panni, capito? Sì, ma sono passato dove sei passato tu, cioè nel senso, io l'ho fatto tutti gli step, quindi li conosco. Però ti voglio dire, c'è... Sono già sposata da grande, perché ho fatto 20 anni di danza e poi mi sono sposata, perché un target diverso, che è come se io adesso non avessi dovuto fare nulla, perché avevo già lavorato, sono una piccola pensione, e invece no, perché... Chiaro, ma tu Maria Cristina, quanti anni ha tua figlia, scusami? 16 anni, vabbè, è anche più autonoma della mia che ne ha 3 anni e mezzo, insomma 16 anni sì, va gestita, teenager. Però è molto delicata la situazione, capito? Non è che li puoi mollare perché ce ne hanno 16, al contrario. Quando ti dicono, ma l'adolescenza poi dopo 20 anni tornano, ma secondo me è molto importante cosa è successo all'interno. Chiaro, però ti voglio dire, tu con 100.000 euro sei d'accordo con me che cambi la tua qualità di vita? La voglia. Allora, se io ti dico che facendo... No, però, se io ti dico sono che fa... pronta, però, mentalmente. Ma quello, sei qui per questo. Lo so, ma sei qui per questo. Noi ti prepariamo anche mentalmente. Da che famiglia vieni? Tu da che famiglia vieni? Operai. Si sono spaccati, passami il termine, il culo per 40 anni, per questo che faccio quello che faccio. Ok, mio papà non c'è più, e quindi già gli ho fatto vedere quello che ottenevo risultati, ero più indietro al tempo, quando, no, gli ultimi anni. Mia mamma, io ho cambiato la vita, perché mi si è fatta un culo così, si è spaccata la schiena con 4 figli, operai tutto il giorno a correre.
12 ore al giorno, no? Quindi io lo so benissimo, io ho lavorato anche in fabbrica con i miei quando avevo 17 anni, quindi lo so benissimo. E ho detto, qui non ci lavorerò mai più, cambierò la vita dei miei. E l'ho fatto. cresciuta la rabbia. Sì, è da lì, tutto da lì è venuto. Però quello che ti voglio dire, Maria Cristina, e questa è la mia, fa parte della mia missione, ecco perché mi piace aiutare le persone a cambiare vita. L'abbiamo fatto con tante persone e sono sicuro che facendo male lo faremo anche con te. Se io ti dico che da quei prossimi 12 mesi facendo male sarei amareggiato, lo so che magari non ci credi adesso, ma lo vedrai come tutti i nostri clienti. Facessimo Ma non 100.000. me lo dire, non ti preoccupare, non me lo dire, No, non no. è questo, io l'ho capito che c'è, Ma cioè se. per me Però ti l'aiuta dico, è ma la no, conseguenza ti il fa. guadagno, capito già? Chiaro, chiaro, ma ti faccio una domanda. Se io ti cambio la vita da quei prossimi 12 mesi, tu entri adesso a lavorare con noi? Dimmi solo questo, ipoteticamente parlando. Ma sì, ma per me io ho la stessa intenzione che c'avevo il primo Oh, allora giorno. È iniziamo soltanto che non subito. riesco a partire perché devo essere Ti preparo io. adesso, che tra l'altro non ci vuole venire in webinar perché non è una cosa che gli... Maria Cristina, lascia stare tuo marito finché non vedrà i risultati come i miei all'inizio, come i miei genitori quando ho iniziato, non crederà. Finché non vede, non crede. Ma è normale, noi persone siamo fatte così. Finché non, le persone, gli dimostrerai che cambierà la tua vita, la sua e quella di tua figlia, e tu verrai sul palco con me. Ci vieni sul palco con me a novembre, 3, 4, 5 novembre a Rimini? Quello è casa mia al palco. Allora, dai, iniziamo. Ti mando, Luca ti sta mandando adesso il deposito da fare, così iniziamo subito. Io non so niente, però io non ho capito niente di quello che voi mi Ma date, nel senso, capirai con tu mi me. dai un obiettivo, ma io devo capirlo prima, nel senso, Ok. io quando ho letto, perché Luca già ha fatto questo step con me, Sì. capito? Io però non ricordo se era quello o una cosa precedente, una documentazione precedente, dopo il webinar che abbiamo avuto, scusa, la conversazione in Zoom, la call in Zoom. Mi mandò delle cose che poi non riesco neanche a leggere a Te le fondo, dico io adesso, non ti capito? preoccupare, sono qui per questo, Maria. Guarda, ti posso Però chiamare. diceva praticamente che oltre a quello che io pago, all'interno poi ci sono degli step che vanno ancora sovvenzionati, sono pagati perché hanno un livello che chiaramente porti altre persone, altre competenze a parlarti di cose ancora più a fondo che hanno altri costi, capito? Quindi quello che tu mi proponi sono... Non lo sai neanche ancora tu, immagino, Se, no? non, io lo so, Perché io lo tu l'hai già so. studiata la cosa. Ok, allora io ti voglio dare, io ti dico, il prezzo che è 12K, 12.000 euro, ok? Ti do un mentoring per un anno con una mia ragazza, che è una delle migliori, o un ragazzo che è uguale, anche lui è il migliore, e poi non devi pagare altro, non c'è altro da pagare. Ti do i software, gli strumenti, il supporto, le revisioni, ti do tutto quello che serve, il training, tutto. Ma io ti cambio la vita fra un mese, tu mi ringrazi e mi dici, Giacomo, pensavo valesse 10, vale 100, come hanno fatto tutti. Ma quando mi parlava di questi costi, Luca mi aveva fatto anche un'altra offerta più bassa. Che cosa significa? Che aveva tolto qualcosa? Allora, aveva tolto il. Comunque, Io, magari non me l'ha secondo me spiegato. per te è importante il mentoring one-to-one, che c'hai una call ogni settimana per un anno intero. Per un anno intero. Lui ti ha tolto quello, perché quello chiaramente noi nemmeno ci guadagniamo su quello, ma ti devo pagare la persona. Perché ti segue per un anno Certo. intero personalmente. Ed è un esperto, non è che è una persona che si è formata, è un esperto che ha il proprio business e lo porta avanti con le mie strategie e fa più di 500.000 euro l'anno con le mie strategie. Ok? Quindi una Ma è persona un che. esperto di cosa? Del mio sistema, del marketing, vendita, ok? E di quello che farai anche tu. Ok? Quindi io ti do, con questo qui ti do, allora, ti do il training che, allora, già solo quello ti cambia la vita. Fra 30 giorni le persone, anche tuo marito, ti deve riconoscere di nuovo perché dice, ma chi è diventata questa persona qui? Te lo posso assicurare. Questo è il training Già sto in una fase così. e ti trasformo in una macchina di marketing, una professionista, ok? Tu insegnerai il marketing a chi oggi insegna il marketing, te lo dico io, come hanno fatto tutti i nostri clienti. Ti Madonna, che sono garantisco, io. Maria Cristina, ti garantisco che tu fai quello che ti dico nel training, tu diventi più bravo di quello che fa marketing. Più bravo di quello che fa marketing, ok? Ma perché dici così? Io sono già motivata, non mi dici cose proprio. No, no, ma No, guarda, non però, ma riesco. già vedi, non è vero. No, no, Maria Cristina, io non riesco nemmeno a esprimermi. Io capisco quello che dici che sembra difficile, ma non riesco nemmeno a esprimermi di quanto ti cambia a livello di marketing questa cosa qui. Vai lì in quel corso dove tu fai, penderanno dalle tue labbra, vorranno capire cosa fai con il marketing. Te lo dico io, a patto che tu segua il Me lo devi percorso. raccontare, però io il mio timore più grande è questo, io Dimmi. mi devo ancora, devo trovare ancora l'identità, quindi che...
Maria Cristina, se, allora se questo non... 12.000 euro, sì. Forse devo fare meno, perché io devo entrare intanto nella mentalità del marketing, e tutto quello che è il purpurì di cose che tu... No, Maria Cristina, qui vogliamo fatturare devo subito. Devo anche lavorare su me, devo anche lavorare su... È per questo che siamo qui, chiaro, lo so. Fare anche altri investimenti, capito? Certo, certo, siamo qui per questo, per affrontare con serenità gli altri investimenti, con noi lo farai. Capito? Capito, ma non posso spenderne 12 più altri. No, non devi spendere altro. Questo qui non ti costa niente. I miei 12 non sono 12. Te lo regalo, perché tu ti autofinanzi con questo, come hanno fatto tutti i clienti. Con noi l'investimento non è un problema, te lo ripaghi prima di finire di pagarlo, se fai quello che ti dico. In media, i nostri clienti se lo ripagano prima. Dopo 3 mesi sono ripagati di solito. E tu hai la fame. Sono qui per questo, perché hai la fame di ottenere risultati. Ho capito, Giacomo. Ascolta, io ti voglio stremare. Io comincio con voi, nel frattempo non riesco a fare ancora il lavoro, però. Ma se io non riesco a fare il lavoro che invece stavo facendo, quale lavoro? È un tempo che non posso avere. Io devo fare la wedding planner, devo essere preparata come wedding planner. Chiaro. Cioè, la wedding planner deve conoscere 3 pezzi di fornitori per ogni specifica. Chiaro. 3 truccatori, 3 musicisti, 3 ristoranti, poi location, 3 di tutto. Per chiaro. Poter proporre a te che ti sposi una vasta gamma, per cui tu a me non potrai più dire di no, nel senso che quello viene dopo, prima è la gamma. Certo, certo. La motivazione. Ma tu questi mica li paghi prima, Questi mica li paghi prima, queste persone. Devi conoscere non vuol dire pagarle, scusami. No, però io se non ho il tempo di conoscerli, quindi di cominciare ad entrare in un sistema per cui io vado... Ma Maria, con questo marketing tu li arriveranno loro da te queste persone qui, anche non solo i clienti, ma anche queste persone vorranno lavorare con te. E questo è il bello, questo che facciamo noi. Per dire, ma Luca che tu hai, con cui hai parlato, Luca è venuto da me, è arrivato dal marketing. Non era un cliente, è uno che lavora con il mio team, ma è arrivato dal marketing. Tu potrai usare lo stesso sistema per attrarre queste persone e faranno una gara per lavorare con te quando tu farai quello che dico io. Perché? Perché vedranno sempre te da ovunque come wedding planner. E tu diventerai la prima persona a cui pensano quando pensano a wedding planner. Questo... Quando vengono da me che cosa gli faccio? Se ancora non ho... Cioè io dovrei fare quello che tu mi proponi. Sì. Cioè dovrei andare da un altro Giacomo Peddi che invece di insegnarmi il marketing mi fa fare praticamente anche un wedding planner. Capito che voglio sì, dire? Sì, io adesso chiaro, ho chiesto, ma posso collaborare con te? Lui fa, ma se tu non fai manco grafica, non sai neanche che cos'è un Photoshop. Chiaro, la wedding planner deve. Ma scusami, la wedding planner deve fare il Photoshop, ti stanno insegnando questo. La wedding planner non deve essere brava su Photoshop. No, no, ma siccome quasi tutti quelli che partono già hanno, che so, una capacità di grafica, oppure hanno di famiglia un titolo di commercialista, oppure l'altro faceva di famiglia facevano già, che so, il fotografo a livello professionale, sono già in un ambito di professionisti, no? Chiaro, ma non saranno cosa del genere. Non saranno partiti tutti così, scusami. Tu vuoi fare questo lavoro, no. Sì o no? Allora bisogna iniziare. Allora bisogna iniziare. Ripeto, loro sanno fare queste cose, ma non sanno fare quello che tu apprenderai con me. Faranno una gara per lavorare con te quando tu sai fare. Tu fai solo una campagna di marketing. Metti caso che tu non. Oggi smetta di fare quel corso. Non lo farai, non dovrai smettere con me. Però ipotizza che tu smetti. Diventerai esperto di marketing con me, farai una campagna, sai fare solo quella. Ti pagheranno per avere quella campagna, per girargli i clienti ti pagheranno. Quanto sai fare, perché non ti basterà il tempo per gestire tutti i clienti che ti arriveranno, come è successo con tanti professionisti che lavorano con noi in tutti i settori. Capito, Cristina? E qui è il motivo per cui sei qui oggi, penso che sia questo. Non ieri, non fra 6 mesi, tu sei qui oggi per questo, perché sai che è quello che ti serve, giusto? Fidati di me, Maria Cristina, questo ti cambia la vita, me lo dirai fra 30 giorni. Ti cambia la vita. No, è quello che manca a me, il piccolo tarlo che c'ho dentro, che non riesco a... Qual è questo tarlo? Qual è questo tarlo? Che io devo fare le cose mirate, quindi non lo so. Chiaro, ma è questo che faremo. Faremo le cose mirate con te, Maria Cristina. Non immagino, Maria Cristina, con quanti clienti... Io fare questo, già quando stavo nel mondo della danza, dove vedevo il cliente, conoscevo quegli altri, sapevano chi ero io. Chiaro. Quindi dovevo solo... Capire, ho capito, però i SEMA, Cristina, ormai il passato è passato, siamo qui adesso, è adesso che bisogna agire, capito? È adesso. Lo so, però che facciamo? Smettiamo di campare, smettiamo. Convinto, no? Allora, Maria Cristina, se non lo fai per te, fallo per me. Se non lo fai per te, fallo per me, io ci credo.
Io credo nei tuoi risultati. Paghi te per me, paghi te un pezzo per me. Io pago perché questo qui vale 120.000, te lo sto mettendo a un decimo. Te lo sto mettendo a un decimo, te lo sto mettendo. Ti ho pagato, vabbè, quanti sono? 120 meno 12? Ma già lo sapevo io, ma già lo sapevo quello che costava. Capito? Esatto, esatto. Quindi quando Luca mi ha proposto i 9.000, che mi toglieva la persona, diciamo, il... come l'hai chiamato? Il mentoring. Il mentoring, no, mentor, sì. Come facevo ad affrontarlo quello discorso? Io pensavo una persona che mi guidasse. Chiaro, no, perché lui ha pensato che magari ti scalava un po' di prezzo per farti partire, per questo che sono entrato io, perché secondo me non è la cosa giusta. Mia responsabilità, no? Mia responsabilità. No, ma lui è stato perfetto, però. No, perfetto no, perché ancora non ti ha convinto. Qual è perfetto? No, bene, ma è un bravo ragazzo, sì, ma non ti ha convinto. Non è vero, non è colpa sua, perché lui ci ha messo quello che ci sta mettendo te, cioè, con anche per il livello, ma sì, cioè, basta, no? Chiaro. Non ce l'avresti messo. Chiaro, non è colpa sua, è mia responsabilità che ancora non l'ho formato bene. No, scherzo, beh, Luca è bravissimo. Luca è bravissimo. Non ti preoccupare, non rovinavo la giornata nessuno. No, sto scherzando. Noi scherziamo sempre, ci divertiamo al lavoro come te, no? Ci divertiamo sempre. Però Maria Cristina, senti, allora, tanto questo ti cambia la vita. Sai benissimo, il prezzo non è un problema perché te lo ripaghi, lo sai benissimo. Quello che ti voglio dire, questi dubbi te li sciolgo io. Martedì alle 12 va bene, dai, allora lo sposto. Te li sciolgo io questi dubbi. Non ho la materia addosso. Ecco perché sei qui. L'unico freno che mi fa partire è questo, perché io allo sbaraglio non mi ci hanno educato. Ad andare allo sbaraglio non mi ci hanno educato. È chiaro, ti ci educherò io. Devo imparare. Ti ci educherò. Ti ci. 4 mamma del 32, come faccio? Non allora, ti mando. Ti ci educo io, Maria. Maria, ti educo io, ti educo. Allora, ti dico, ieri abbiamo, l'ultimo mese, non ieri, un mese fa, abbiamo prelanciato un CRM, un gestionale, che io non ho nemmeno nella testa ancora come farlo. Abbiamo incassato 200.000 euro, lo consegneremo nel 2024. Ok? Madonna mia, ma te non dormi? No, io dormo, perché tanto so che farò tutto quello che serve per fare un super prodotto, capito? E questo è il modus operandi. Tu sei qui, vuoi cambiare la tua vita, sai che tanto non è che molli, non sei una che molla, no? Mi sembra di capire, altrimenti non saresti qui da un'ora in quarto. No, però ho timore di aver fatto un pensiero più avanti di quello che... Cioè, io pensavo già... Chiaro. Ho più di tempo per prepararlo, perché al momento ho paura di non perdere, no? Questo impegno che io prendo con questo... Come vogliamo metterlo? Un corso? Sì, questo programma trasformativo. Esatto. Come me lo devo gestire? Come mi impegna? Come, scusami? Come mi impegna quotidianamente? Come lo devo gestire? Allora, questo qui è un programma che intanto, a parte il mentoring che dura un anno, non te lo tolgo mai, ok? Quindi tu lo puoi gestire anche in 3 anni. È chiaro che il programma ti do un ritmo è 3 mesi circa per farlo. Ah, ok. E se tu vuoi prendertelo un po' più comodo come hanno fatto altri... Fantastico, non te lo toglie nessuno. No, io non me la voglio prendere comodo. Ma lo so, non sarei qui, se no. No, ma perché, lo sai perché? Perché al di là dell'essere giovanile, dell'avere un lavoro, però 57 anni significa che c'è un treno di gente prima di me che già sta al lavoro. Sì, ma ok. In che senso? Non ho capito, scusami Maria Cristina. Che non è che lo sto inventando io è meglio. C'è gente che sta lavorando. Vuol dire che c'è mercato. È meglio. Devo sgomitare, capito? Cosa che non facevo neanche al lavoro, a danza, perché ero strapreparata, ero top. Chiaro, ma tu devi sgomitare perché non hai... Sai perché devi sgomitare, Maria Cristina? È il motivo per cui siamo qui. Devi sgomitare se non entri con noi, perché gli altri non hanno il marketing che facciamo noi. Tu sarai l'unica che farà quello che facciamo noi. Questa deve essere la mia preparazione, perché certo. Io non ho mai sgomitato neanche nel teatro, figurati un chiaro, po' mi sono beccata medaglia d'oro, prima balle certo. perché ero unica nella mia maniera di fare. Bravo. Tu lascia sgomitare gli altri, sei qui per questo, per lasciare sgomitare gli altri tra di loro, e tu invece ti posizioni più avanti, costi di più rispetto agli altri, e gli altri e i clienti fanno una gara per venire da te. Tu lo sai, ma non lo dici tanto, bisogna sempre sgomitare dentro di noi. Sgomitare nella vita di sgomitare, ma non con la concorrenza. Io voglio dominare la concorrenza, come stiamo facendo noi, per dire. Io la voglio dominare, poi sgomito per dominarla, chiaramente, però non sgomito nel mercato. Ad altri livelli, no? Ma se tu sai quello che facciamo noi, allora ti dico, ti basa una strategia, è il movie funnel. Il movie funnel, che non è che te lo insegno domani, il movie funnel non ce l'ha nessuno, figuriamoci nel wedding plan. Nel wedding plan ce l'hanno alcuni dei nostri clienti, ma non sono in altra zona magari, o sono in altri settori. Cioè, nel senso, tu sarai
una, se non l'unica, una delle poche a fare questa cosa qui, perché la insegniamo solo noi, la facciamo solo noi, ti revisioniamo tutto, ti teniamo per la mano, non sarai mai sola, ok? Siamo qui per questo, guarda quanto, per dire, io sono l'unico tra i miei, chiamiamoli competitor, perché magari che mi stessero... Che ancora parla con me. Sì, no, io parlo con tutti, anzi ti invito qui, prendiamo un caffè, io sono qui, ieri è arrivata una cliente che ha iniziato questo percorso come te, è arrivata, ti dico 5 minuti, ho spostato tutti gli appuntamenti che avevo dopo, avevo l'agenda piena, sono stato un'ora e mezzo con lei qui, nei miei uffici, capito? Cioè io ho a cuore i risultati dei clienti, perché se i miei clienti ottengono risultati... Certo, perché la tua... Ma anche perché sono egoista, io lo dico, sono egoista, se tu ottieni risultati io ottengo risultati, è un puro egoismo, e lo dico, sono l'unico che lo dice in modo trasparente, io sono altruista, mega coccione, no, tutti sono, io sono diretto, lo dico, siamo tutti egoisti, e per me cambiare la tua vita vuol dire migliorare la mia, perché è un caso di studio in più, e i miei ragazzi vendono più facilmente, con più confidenza i propri prodotti, come faccio io adesso con te. Maria, iniziamo, dai, ti ho mandato il link, fermami il deposito. Allora, vediamo un attimo quello che mi proponi, leggo tutto, mi confronto e ti rispondo, sì, dai. Va bene, assolutamente, fermami però il posto, dai. Sì, grazie. Ti ho tolto 3.000 euro. Ok, però fermamelo adesso, in call. In call non posso, non c'è niente, non ci sto. Ti ho mandato il link Luca per fermare il deposito. Poi, poi dopo ci risentiamo. No, non me la fare questa cosa. Perché? Sto sola adesso, non la posso fare. Ma è un deposito, senza problemi. Perché non, è so, un'opzione. Non la vita così. No, perché? No, no. Mi devi dare il tempo, oggi non sto, cioè... Chiaro. Non le posso fare... Va bene. Le faccio da sola, ma non le faccio da sola. Guarda, Maria Cristina, ho tutto il tempo che ti serve, sto qui anche fino alle 3 di pomeriggio per te. Ma no, nel senso che adesso... Le 5. Fatto, cioè, ho appena fatto colazione, cioè quello che andavo a fare, tatuaggio, devo lavorare un attimo con mia figlia per delle cose... Vabbè, ascolta. Così, mentre stavo ancora che... Maria Cristina, chiama tua figlia e chiama anche tuo marito, dai, li conosciamo. Ma non lo posso fare. Come no? Se non lo fai per te, fallo per me, per favore. Il pezzo grosso non ci sta. Dai. Chi è il pezzo grosso? Così comincio male. Chi è il pezzo grosso in famiglia? Tuo marito. La persona con cui vivo, no? Fammi parlare con lui allora, dai, chiamalo. Dov'è? Ma sta facendo il tatuaggio, non c'è. Come sta facendo il tatuaggio? Cosa sta scrivendo Maria Cristina? Maria Cristina in un braccio, giusto? Non ho capito. Sì, adesso è in un braccio, ma è un mese di pazzia. Sì. Ma Maria Cristina è l'ovvio, è l'ovvio. Scusami, Maria Cristina, quanto costa un tatuaggio? Quanto costa il tatuaggio di tuo marito? Ah, questo non lo so. Non costa 500 euro li costa, eh? 500 euro li costa. Allora, tuo marito investe 500 euro per un tatuaggio. Spero che sia dedicato a te. Ma tu investi 500 euro per cambiare la tua vita e quella di tuo marito. Uno che si fa un tatuaggio ci può pure scrivere il nome mio, ma è roba sua. No, sto scherzando. Però ti... stare, va, se no non finiamo la chiamata, se prendiamo altri discorsi. No, va bene, però ti voglio dire, Maria Cristina, lui investe 500 euro, investili anche tu. Giacomo, adesso non ti posso fare il deposito, il call, perché Luca mi ha chiamato, è stato carino, ma io ho risposto, ma non avevo riconosciuto neanche il numero. Chiaro. In un momento della mattina. Ti voglio dire, Maria Cristina, se io ti cambio la vita, ok, ti faccio fare 100.000 euro, tu mi daresti 500 euro adesso per bloccare il posto? Ipoteticamente. Non è che non mi fido di te, non mi fido ancora di me. Lo so. Che adesso devi stare un po' ai miei ritmi, forse in questo sono 57. Brava, ma non è che i tuoi ritmi sono troppo lenti, sono qui per aumentare i ritmi, non è che sono troppo lenti i tuoi ritmi. Ho capito. Sei qui per questo. Non c'ho ancora le scarpe, cioè. Vabbè, metti le pantofole uguale, il deposito lo puoi fare comunque. Ce l'ho. Si può fare che non la faccio adesso? Dipende, vuoi ottenere risultati nella vita o no? Il punto è quello, la domanda è questa. Perché se tu sei veramente intenzionato a ottenere risultati, fallo adesso, tanto non cambi. Prima o poi lo farai, perché aspettare? Ma questo adesso è lo stesso adesso di quando ci siamo sentiti l'ultima volta con Luca. Appunto, appunto. Appunto, okay. Così adesso mi ha chiamato, ma con Luca accade, detto, okay. con Luca accade adesso, con me è adesso. Ma perché? Perché se Maria Cristina? Perdere, allora rischio, se ci dobbiamo perdere allora rischio, perché io devo dare rispetto anche un po' a dove vivo. Chiaro. Quindi, ma Maria Cristina, non avere... questo lo capisco, ma se noi li facciamo rimborsabile, che tu lunedì mi dai, anche dopo, mi dai il risultato
se entri bene, se non entri bene, ma io ti blocco l'offerta, perché noi solitamente col mentoring... Io lo capisco, perché già me l'ha detto anche l'altra volta, perché ero la stessa di adesso, probabilmente, quindi non voglio dire che la call con te non sia stata pagabile, nel senso che io la sto apprezzando e mi dispiace che poi la cosa più dura le lunghe, più mi sento di... No, ma a me mi piace, questo tempo, no? Mi piace, non ti no, sono qui per te, però se io devo andare ad accettare una cosa che è anche rimborsabile, allora ti chiedo, fidati. Questa cosa io non ho detto che non la voglio fare, però non sono abituata alle persone che mi strozzano il tempo, nel senso che comunque sia per me un po' così, capisco? Lo so. Controllare le persone, sono molto... No, ma anche a me non piace, Maria Cristina, anche a me non piace, il punto... È che non mi piacerebbe se tu non ottenessi risultati, capito? Non mi piacerebbe se tu non ottenessi risultati. È mio obbligo e dovere. Scusami, sì, ti faccio un esempio. Se io vengo da te, no, come wedding planner, e ti dico, no, io voglio andare dall'altro perché costa meno, e tu sai che costa di meno perché fa schifo, non faresti tutto quello che serve per farmi fare il giorno più bello della mia vita, veramente essere il giorno più bello della mia vita? Ma tu però ti faccio un'altra domanda, vuoi persone convinte o persone che hai agganciato con un tuo metodo infallibile che però poi magari a metà dell'opera ti mollano? Cioè, appunto, no, è la convinzione, chiaro, no? Se io adesso ti dico che è vero che io adesso ho apprezzato il fatto e ho sentito che tu mi stai dicendo che è anche rimborsabile, ma se è una cosa che io accetto perché tu mi dici che è rimborsabile, vuol dire che io ho ancora un'incertezza. Ok, quindi l'incertezza dov'è? L'incertezza dov'è? Questo che capisco, ma fammi capire qual è la tua incertezza. Nel fatto che io voglio l'appoggio anche dall'altra parte, anche solo che mi dice fai come vuoi, no? Già ok, quindi è solo questo? È la tua incertezza è solo sentire tuo marito o c'è qualcos'altro? No, non c'è altro. Quello che c'è altro te l'ho detto, più di avertelo detto, non so. Ok, senti Maria Cristina, quindi se tuo marito ti dice ok, tu parti subito, giusto? Mi pare di aver capito questo. Ci penso ancora un attimo, perché il suo era il pezzettino che mi serviva per il fatto che io vivo insieme, no? Non è che sto a parte. Ok, quindi non è tuo marito e basta. Cioè... è anche dove attingere, capito? Cioè? Se da me o da noi. Per il pagamento intendi, giusto? Esatto. Ok, ma quello non è un problema, il pagamento lo vediamo dopo. Quindi a parte il pagamento c'è solo tuo marito. Devo dire, se sono cose personali, però siccome lo stai chiedendo per capire, ti faccio capire, so che sei intelligente, ti dico semplicemente che deve essere una cosa che faccio perché mi metto in gioco esclusivamente io o perché so che sono appoggiata anche dall'altra parte. Ok, quindi io ci posso roba. Il da dove attingo è in questo senso. Chiaro. E senti... Convinto me, io devo... No, capisco, questo lo capisco 100%. Una cosa disgiunta non mi porterebbe a nulla, perché come io vengo meno a determinate necessità in famiglia per fare questa cosa con te, già mi si crea un problema. Quindi, chiaro. Siccome, questo lo capisco. Già ne abbiamo parlato, perché siccome ne abbiamo già parlato in casa, no? Non mi ha mai detto no, però... E secondo te, questo lo capisco Maria Cristina, senti, anch'io ragiono così con mia moglie, quindi sono con te 100%. No, perché a volte per non farti del male magari ti dicono sì, però poi dentro rimane una remora. Certo. Ma secondo te da... Uno deve partire... Sì, sono d'accordo, anch'io e mia moglie facciamo così, ti capisco benissimo. Ti chiedo una cosa Maria Cristina, da 1 a 10 tuo marito dove pensi che sia? Dove 10 entra subito, dice sì con il cuore però, non con la remora. 10 con il cuore, dov'è in questo momento? Tu vai a parlargli, cosa ti direbbe secondo lui? Sì, certo mi dice sì. Okay. Vabbè, allora iniziamo Maria Cristina, scusami. Però gli devo chiedere, ma da dove pago? Vabbè, questo è un dettaglio, alla fine... E quindi, è una cosa che lui deve maturare, devo dare un attimo di tempo, che non ho detto 1000 anni, neanche una settimana, però deve maturare, perché è molto veloce lui, e darmi la risposta. Ma scusami Maria Cristina, allora noi, il punto è che noi ti abbiamo tolto rispetto agli altri di 5.000 euro, no? Perché sono 18 di solito, quello stesso, ok? Quello che ti voglio dire, anzi 6, quello che ti voglio dire, non te lo posso lasciare senza un deposito almeno, perché con gli altri facciamo fare sempre il deposito, perché è una mia prerogativa. Perché? Perché chi inizia prima è più convinto, no? Giustamente l'hai detto anche tu, per capire che sono convinta. Sì, però adesso. Se poi tu mi dici che sono rimborsabili, allora che cosa te ne viene? Ma almeno ho un tuo commitment per dire gli blocco l'offerta, almeno quello, capito? Ma è rimborsabile, guarda, se vuoi registro anche te lo mando, io ho una diciamo,
una immagine che non posso sputtanare tra virgolette, no, per questo, quindi non ti preoccupare, che se questo tanto te li mando subito. Non è che vado a parlare con la gente di Dan, ma ha fatto così, ma io ho altre cose. Sì, ma voglio dire, anch'io non è che con 500 euro mi, ho capito, non è che voglio tenermi 500 euro, te li ridò subito, però almeno mi dà l'idea, sono a posto con gli altri. Voglio capire ancora di più, perché ti capisco benissimo, però quello che voglio dire ancora è per me. Allora, se avessimo preso un appuntamento per questa chiamata, io sapevo di dover... Sapevo benissimo che sarebbe finita così, ho capito il metodo, no? E sarebbe iniziata così, sarebbe iniziata. Sì, però diciamo, sapevo come dove verteva la telefonata. Questa telefonata invece è arrivata così, no? Perché lui mi ha detto ci dovevamo sentire tempo fa, in un fine settimana, e io già oddio, delirio, che cosa gli dico ancora, no? Cioè, invece poi non ha potuto perché mi ho capito. Ma sono rimborsabili. Maria Cristina, ti cambio la vita. 500 euro opzionabili e rimborsabili. È un'opzione sull'acquisto fino a lunedì. Lunedì, se mi dici di no, te li ridò subito. Per me, per sentirmi corretto nei confronti degli altri. Ok? Ma ti tolgo 6.000 euro, ti cambia la vita. Te lo prometto. Proprio il gesto che. Ascolta, io scatenerei un inferno. Non so più come dirtelo. Cioè, se io faccio questo gesto, è un inizio di situazioni che possono avvenire anche dall'altra parte e io non li accetto. Vabbè, glielo chiedi, no? Cioè, glielo chiedi, gli dici, guarda, io ho fatto questa cosa qui. Non posso adesso, perché non c'è proprio adesso la situazione per cui possa, è proprio l'unica forse maniera, è l'unico posto dove non posso parlarci adesso, perché è proprio bloccato lì sotto all'inchiostro, capito? Ma voglio dire, tuo marito non vuole il meglio. Tuo marito vorrà il meglio per te, voglio dire, se lo capirà, se hai fatto un deposito rimborsabile, giusto? Diciamo, è come se quando mia moglie dice, ho preso quello, ho visto quella vacanza lì, che ne so, tre giorni, non so, in Sardegna, ho bloccato. Tu hai ragione, ti capisco, ma è una situazione in cui io, proprio per il discorso mio personale di stare a fare questa cosa qui, quest'anno e non altri anni, c'è una motivazione scatenante che non ci possiamo mettere a chiacchierare, quindi la situazione è delicata, altrimenti non stavo lì ad insistere, perché la mia motivazione c'è tutta e io rispetto sempre le persone, quindi io mi sto sentendo un pochino a disagio adesso, perché tu giustamente con una tua metodologia ti stai diciamo, certo, confrontando con me in questo modo, giustamente vuoi tenere il punto, ma io anch'io mi sento a disagio. Tempo per spiegarteli, chiaro, perché chiaro, chiaro. Ma anch'io mi sento a disagio, Maria Cristina, però io so che ti cambio la vita, no, è il mio obbligo, è il mio dovere. La tua logicità, non c'è nulla da dirti, capito? Perché la tua cosa è logica, ma entri in una vita, capito? E quindi ci sono delle situazioni che adesso io, se faccio questo gesto, non mi porta vantaggio. Quando è che puoi fare questo gesto? Quando è questo gesto, Maria Cristina? Almeno fammi entrare in giornata con lui e poi... Il pranzo, ne parliamo, me lo fai alle 3. Alle 3 ci risentiamo con Luca. Che dici? Alle 3. Io ti voglio come cliente caso di studio, Maria Cristina, non sarei qui, se no. Ti sto qui anche fino a mezzanotte, anche se è sabato. Chiamo mia moglie. Gli dico sono con Maria Cristina che ha una voce sexy e sto qui fino a mezzanotte. Così mi bastona. Aspetta, ripeti, perché c'è la mia figlia che mi stava parlando, perché giustamente c'ho una vita. Chiaro. Un attimo, Giacomo, un secondo. Sono qui. Vabbè, dai, poi in caso me lo presti, sì, ciao. Ma questa è la vita. Sì, no, è chiaro, lo capisco, anch'io ne ho una, siamo qui per migliorarla, 100%, lo capisco. No, lo so. Però. Ti dicevo, io sto qui anche con te fino a mezzanotte, dico, quando hai parlato con tuo marito, dopo mia moglie mi chiama, gli dico, sto con una con la voce sexy, mi bastona, però va bene uguale, cioè mi prendo questo rischio. No, sto scherzando, allora facciamo così, Maria Cristina, sentiamoci alle 3, va bene, con Luca, sentiamoci alle 3. Aspetta, che tempi avete voi oggi, fino a che ora lavorate, nel senso io... Siamo qui per te quando vuoi, all'una di notte siamo qui per te, quando vuoi, alle 3. Allora fammi dare un termine più lungo, perché io devo avere, adesso non so che cacchio di ora finisce, sto ancora col pigiama, verso le 5. Alle 5. Io ho macerato la situazione verso il pranzo perché ci vogliamo spostare, ok? Digerire tutto. Va bene, Maria Cristina, ti voglio dire. No, digerire no, spostare per il pranzo, nel senso sto a casa, tra un'ora già stavamo qua, invece devo capire come rientra la sua tatu. Ok. Va bene. Poi mi mandi la foto del tatuaggio, che sono curioso. Vabbè.
Maria Cristina, allora alle 5 ti... Cioè, mezzo affettato per me, boh. Secondo me sì, dai, un bel gesto. Senti, Maria Cristina, alle 5 ci risentiamo e poi iniziamo. Ti tengo l'offerta fino alle questo 5. Numero? Sì, questo numero con Luca, va bene? Ti tengo l'offerta fino alle 5 e poi iniziamo subito. Così otteniamo risultati, va bene? Ok, ciao caro. Ti voglio a Rimini, vediamo se è vero che sei bravo sul palco, vediamo. Ma noi a Rimini ci invitano ogni anno perché vinciamo i campionati, vabbè. Vediamo se è vero, lo voglio vedere con i miei occhi, vediamo se è vero. Ti voglio come caso di studio. Va bene? Va bene, d'accordo. A dopo. A dopo, ciao Maria Cristina, ciao ciao. Saluta Luca, ciao. Ciao ciao, ti saluta anche lui. Ciao ciao. Ciao, ciao Maria Cristina. Ciao, ciao caro. Ciao, a dopo. Dovete divertire, raga. Cioè, nel senso, anche tu prima, sono arrivato, tu uguale, siete due che lo fate più di tutti. Dovete divertirvi, dire due cazzate, voce sexy, hai visto come gli piace, anche a me piace dire scherzare così, no? Mio marito, tua moglie, il tatuaggio, tutte cavolate. Però mentre, vedi che non mi sposto mai troppo, vado sempre avanti, oh sì, però dimmi una cosa, va bene? E divertitevi ragazzi, se siete in collo e poi non si molla fino alla fine, si chiude, capito? E ho preso un appuntamento, adesso certo, ho preso qualcosa comunque abbiamo preso. Sempre. E hai detto, però le 5 entri. Certo. E già dentro. Questo probabilmente è vero che vuole la benedizione suo marito, ho provato un pochino, mezz'ora, era ridondante ormai, no? Vabbè, vediamo così, però, oh, alle 5, Certo. Va bene? E poi ridete, sempre. Visto, senti come cambiate il mood? Tu gli alzavi un muro, tu lo fai spesso, ti sento molto spesso, da mesi. Confermo, è solo questo, ISO, da una 10, tuo marito, no, fallo. No, sono una situazione delicata, non me la vuol dire, va bene, allora, quale sarà questa situazione delicata? 500 euro rimborsabili, e a quel punto stasera farò firma e inizia, capito? Questo va spento? Spenta lì il tastino rosso, Jack. Dopo la chiudiamo.